Buongiorno, non pensavo di fare il video, ma ho visto che ci sono accumulate alcune domande ieri sera. E poi devo ringraziare due persone, per cui mi sembra una cosa da... Cerco di essere veloce comunque, perché poi ci risentiamo lunedì comunque. Allora, c'è la questione dei 30 giorni che sta diventando un bordello. Allora, prima di tutto vorrei chiedere, c'è una persona che ha scritto sotto un commento che è andato all'INPS e gli ha detto che non è come ho detto io. Ok, va benissimo. Se mi dici cosa ti hanno detto, vediamo se c'è un punto di incontro tra le due versioni, perché ribadisco, l'ho detto sia nel video di presentazione che nell'informativa, non penso di essere il depositario della verità. Può darsi che una cosa che hanno detto a me sia sbagliata. Se voi mi aiutate ad avere informazioni migliori, informazioni che completano quello che so, io ci faccio un video sopra, le faccio girare, le faccio sapere a tutti gli altri. Ve lo chiedo per favore, ecco, cioè, cerchiamo di condividere le informazioni tutti insieme. In questo modo si amplia anche la platea delle persone che hanno accesso a più informazioni. Ecco, cerchiamo di ampliare la cosa. Invece devo ringraziare un altro che invece giustamente ha scritto la sua esperienza con la carta, potendo andare a fare acquisti non nei centri commerciali, ma in negozi normalissimi a conduzione familiare, che hanno accettato tranquillamente la carta. Tutte queste cose, vi dico, servono anche perché veramente gli stessi assistenti sociali, così, chiedono agli assistiti come l'hanno usata, perché anche qua doveva essere votato ieri questo famoso nuovo elenco, però non mi è ancora arrivata nessuna informazione. Dopo, stasera, magari mentre riposo un po', la vado a cercare. Però, ecco, cioè siamo per così dire un po' ognuno cerca il suo. E qui viene fuori la questione dei 30 giorni, perché sono due persone che mi hanno fatto la stessa domanda, sostanzialmente. Allora, è un po' come la versione della penalizzazione. Scusate, eh. Con i bambini si mangia quando cavolo ne voglia loro. Della penalizzazione se non si svuota la carta. Allora, tecnicamente io parto dal testo originale, quello che dicevano prima ancora di varare la carta. Va svuotata entro 30 giorni. Si calcolava i 30 giorni dall'inizio alla fine del mese, perché si calcolava che le carte sarebbero state rilasciate alla fine di aprile. Su questa cosa sono sicuro perché è stata detta e scritta in più articoli in precedenza, Messaggero, Stampa, Corriere della Sera, TPI, Italian Times, l'Huffington Post, hanno tutti scritto la stessa cosa all'inizio di al lancio della carta. Poi sono cambiate le condizioni. Tenete conto che grazie alla velocità di smaltimento, questo mese l'INPS ha dovuto solo esaminare 200.000 domande rispetto alle 800.000 del mese precedente, che hanno un più alto tasso di accettazione oltretutto rispetto a quello del mese precedente. Perché qualcuno magari ha aspettato, aveva il REI, non si è fidato, tutto quanto, ha avuto un attimo a vedere com'è la cosa. Però, ribadisco, è purtroppo un provvedimento ancora in divenire, cioè il primo banco di prova l'ha fatto, adesso c'è il secondo, poi ci sarà il navigator, e poi ci sarà la cosa. E tecnicamente, e prendendo alla lettera, sono i 30 giorni del mese, cioè la carta viene data il primo e va consumata entro il 30. Prendendolo alla lettera, doveva essere questa l'idea. Però siccome sono cambiati i parametri, cioè i 30 giorni non sono più dall'inizio alla fine del mese, ma in certi casi sono stati da metà mese in avanti. Sto parlando comunque della prima data, perché dopo vi dico. E la cosa rimane un po' confusa. Però l'INPS ha fatto uscire sulla sua pagina della famiglia, e l'ho letto anche, se non ricordo male, su Italian Times e su Money, l'ho letto sul sito di Money.it, che la cosa verrà allineata effettivamente al mese, cioè le carte si ricaricano all'inizio del mese e vanno svuotate alla fine del mese. Quindi i 30 giorni non sono i 30 giorni canonici, ma sono i 30 giorni del mese. Quindi se la ricarica avviene il primo giugno, per dire, va svuotata entro
27-28 giugno, quando va in ricarica, quando la carta viene ricaricata. Ok, quindi non pensate ai 30 giorni proprio come 30 giorni, come abbiamo dovuto fare adesso, perché era quello che c'era stato detto. Quindi 30 giorni sono il mese in cui viene coperta. Resta da capire quelli che l'hanno presa, in caso della signora, proprio all'inizio di maggio, se la sua ricarica arriverà alla fine di maggio. Allora, per come l'ho capita adesso io e per come l'hanno descritta sull'articolo di Money, e come mi avevano anche detto, dovrebbe avere la ricarica il 30 maggio. Cioè, tecnicamente lei l'ha proprio presa i primi giorni del mese, non a metà del mese, come il caso di quelli che l'hanno presa in aprile. Lei l'ha proprio presa i primi giorni. Quindi tecnicamente la sua ricarica dovrebbe cadere alla fine del mese. Però, siccome non ho la certezza assoluta, vi l'ho già detto, lunedì sono all'INPS, ho aggiunto questa domanda e l'ho messa anche questa nelle domande da fare. Quindi invece di una bambolina voodoo, probabilmente stanno già costruendo un totem, e invece degli spilloni utilizzano i trapani, perché ormai penso che ormai siano un po' esauriti anche loro, ma bene o male hanno scelto quel lavoro, non è che gliel'hanno imposto col mitra. Per quello che dico, se fai il lavoro fallo bene o non farlo, se sbagli almeno abbi la decenza di chiedere, di dire ho sbagliato, oppure di informarti meglio e correggere. Per questo dico, se quella persona mi fa la cortesia di farmi sapere cosa hanno detto a lui all'INPS, cerco di incrociare le informazioni e vedere di tirarne fuori qualcosa per gli altri. Ecco. Detto questo, l'altra cosa riguardava il REI. Allora, il REI dovrebbe essere, le risorse del REI dovrebbero essere assorbite dal reddito di cittadinanza, però attualmente il REI non è stato ancora annullato o cancellato. Alcune persone non hanno fatto il passaggio dal REI al reddito di cittadinanza perché non si fidavano, altre perché il REI ha parametri meno stretti. Sì, è vero che l'ISE del REI è più basso, parecchio più basso. Però è una visione fallace, perché il REI ha quel parametro, ma non ha parametri sulle macchine, le barche. Vabbè, uno che ha una barca e chiede al REI di prendere legnate, a meno che non sia una paranza stile padron Tony dei Malavoglia, non lo so, c'è un catorcio, allora sì, ma se uno ha una barca, ti viene un po' da dire, ma dove, vabbè. Comunque non c'erano quei parametri all'interno del REI, e non c'erano tutti i controlli stringenti. L'unica cosa era la sottoscrizione dei patti per l'inclusione, che è una cosa che però si faceva dagli assistenti sociali, e visto che la domanda veniva seguita dagli assistenti, eri praticamente veicolato a quello. Allora, e questo introduce... Quindi il REI per ora c'è, non so quando verrà cancellato, non so se verrà cancellato, perché è anche una cosa che riguarda anche il mantenimento, per così dire, del governo in carica. Adesso non sto facendo il tifo per il governo in carica italiano, assolutamente no. Vi sto dicendo che siccome il provvedimento in questione è in divenire, cioè è ancora in costruzione, un caso di collasso del governo repentino, e insomma i rischi ci sono perché passano le giornate più a sputarsi addosso che a fare le cose, ci può essere, e in quel caso non so, sinceramente non so. Io vi dico però per esperienza, il REI non è morto con Renzi, non è morto con Gentiloni, quindi è rimasto lì. I vari bonus bebè qui e là sono rimasti lì, nonostante che i governi li avessero varati, erano andati fuori dalle balle. Questo non è un provvedimento provvisorio, non è un una tantum, è un provvedimento che per essere cancellato, ma anche solo modificato, richiede un voto parlamentare. Non è che si può domani mattina dire, beh, adesso ci siamo noi, via tutto. Quindi non fatevi prendere dall'ansia da se non votiamo questo va tutto a puttane, perché non è così, ecco. Anzi, dovreste proprio ragionare in modo contrario, dire, ma qual è l'interesse mio... Nel tempo, non tanto l'interesse in questo particolare determinato momento, perché il vero pericolo per il reddito di cittadinanza non è che cambi il governo, è che finiscano le risorse e si sia obbligati ad aumentare l'IVA, con il risultato che
i soldi dello stesso reddito non basterebbero più perché sono parametrati con l'IVA attuale. E se cominci a aumentare l'IVA, quello che prima compravi a 5 cominci a pagarlo 7 o 8, capisci che si stringe la forbice della disponibilità economica e tutto quanto, e questo va a cascata su tutto, non solo sul reddito di cittadinanza, REI, ma anche sulle pensioni e tutto quanto. E qui torno all'altra domanda fatta, che è stata fatta ieri. Allora, uno, il rischio di essere di subire il blocco della carta se non si è presentato se non si è sottoscritto la disponibilità immediata al lavoro. Allora, questa cosa da fonte ve la riporto come sempre scritta su money.it ieri, ma l'avevo anche controllata così, non avevo una data, però no, la carta non dovrebbe essere bloccata semplicemente per i centri per l'impiego sono in ritardo con questa pratica e non è stato ancora varato il decreto che inserisce la sanzione in questione in merito. Cioè, attualmente si sa che se tu non fai la sottoscrizione per il patto per il lavoro hai questa sanzione, però la sanzione non è che in automatico è stata già decisa, era ancora da votare. Io ho detto, quelli quando parlo di decreti attuativi sono questi, cioè il decreto che attua, attiva una determinata procedura all'interno di una legge. Ora, questa procedura non sarà attiva fino al 28 giugno. La fonte è quella di premiermoney.it. Perché effettivamente si hanno delle problematiche a gestire adesso, perché mancano la modulistica, soprattutto manca il personale sufficiente a gestire una tale massa di domande tutte insieme. Perché ricordatevi, prima i centri per l'impiego gestivano un numero limitato di interazioni in termini di domande di lavoro o di iscrizioni di questo tipo. Adesso tutte in un colpo gliene arrivano 700.000, non è la stessa cosa gestirle. Gestirne 700 è una cosa, gestirne 700.000 è un'altra. Ecco, quindi in questo senso giustamente hanno dato un periodo di franchigia a questa norma. Lo stesso tipo di franchigia che viene dato in merito allo svuotamento della carta. Manca il software, mancano i dati, per cui non possiamo in automatico picchiare perché non abbiamo i mezzi. Ecco. Come ho detto, queste sono tutte cose che funzioneranno in divenire, piano piano funzioneranno, per ora hanno dei limiti, hanno degli sbandi. L'altra cosa che mi ha chiesto un signore, allora io lunedì andrò a controllare, perché il suo caso dunque, il reddito di cittadinanza dovrebbe chiederlo esteso perché nel suo nucleo familiare va a includersi una persona con disabilità che sicuramente non le abbassa la cifra della carta. Cioè, se lei è da solo ma è improvvisamente diventata in due o tre e una di queste persone è disabile, quindi le ricade tutto addosso, la 104 da sola non basta e la carta del reddito dovrebbe venire incrementata. Oh, qui che devo controllare, perché con la 104 è sempre un pastrocchio. O non capisco perché il signore, cioè perché noi non chieda anche l'accompagnamento, perché ecco, sull'accompagnamento non sono sicuro che sia un tipo di erogazione che rientri poi nei parametri ISE, ecco quello, perché comunque lei si troverebbe ad avere una persona in casa che va accudita 24 ore su 24 e da sola con il reddito non ce la fa, glielo dico. Per cui io lunedì chiederò anche informazioni in merito all'eventuale possibilità di ottenere l'accompagnamento, perché non basta comunque il sostegno domiciliare degli assistenti sociali, ecco. Lei comunque vada a firmare il DID che non servirà un tubo, ma almeno si porti la documentazione da cui risulta che lei prende in carico una persona con disabilità al 100%, ma mi lascia perplesso il fatto che non gli abbiano ancora... Cioè, è vero, non è lo Stato che deve chiederlo, cioè dovete essere voi. Lei vada comunque in un patronato e gli spieghi la situazione e inizi le pratiche per farsi rilasciare la segna di accompagnamento.
perché le dico, è molto più utile, anche perché si aggancia poi ad altre cose rispetto ai soldi che le danno in più del reddito di cittadinanza, che comunque gliele dovrebbero dare, perché lei non ha, cioè, il suo nucleo familiare è cambiato e non in meglio, ecco. L'altra cosa, e c'ho ancora due domande che riguardano macchine, meno male che erano poche cose. Allora, la prima, devo chiedere scusa a un signore, la domanda me l'ha fatta un po' di tempo fa, ma proprio mi sono dimenticato di andare a ricontrollare. Allora, quando si parla di immatricolazione della macchina, si parla di immatricolazione di un'auto come prima immatricolazione. Ora, se qualcuno di voi 2 anni fa ha comprato un'auto con una cilindrata superiore a 1600 metri cubi, eh sì, pardon, metri cubi, è una vera guerra, un'auto con una cilindrata superiore a 1600, ma l'auto non è nuova, era già stata immatricolata, non rientra nei parametri che vi escludono dalla reddito di cittadinanza. Deve essere una prima immatricolazione. Per questo quelle sotto i 1600 hanno 6 mesi di tempo, cioè se l'avete immatricolata 7 mesi fa non è un problema, e quelle con incidenza superiore ai 1600 hanno 2 anni di tempo. Ma se non è la prima immatricolazione, c'è, cioè un'auto usata, non rientra in questi parametri. Poi nel caso del signore non ci rientra di sicuro, guardi, a meno che non abbia comprato una macchina particolare, ma per diventare macchina di antiquariato, se non ricordo male, in Italia ci vogliono 20 anni o 25, adesso se qualcuno lo sa, perché. L'altra cosa, l'RCA, detto, si dovrebbe poter pagare con bollettino, quindi utilizzando sì la carta, ma pagandolo con bollettino postale, perché tecnicamente è un'utenza. Ve lo dico perché c'è sempre il famoso discorso delle utenze telefoniche, di cui non hanno mai detto uno striga, che però io ho pagato tranquillamente con mio, non una sola. Sono andato con Giacomo a pagare la sua, e poi ho chiamato gli altri e ho detto, ma qualcuno di voi ha un'utenza telefonica, non parlo proprio di fibra o cose così, un'utenza telefonica normalissima. Sì, ho fatto un giretto, sono andato a prendere, sono andato a pagarle tutte, e la posta non ha letto un tubo. Quindi dovrebbe essere pagabile proprio con la carta, senza fare il prelievo e fare il pagamento. Però è ovvio, online no, perché c'è questo problema qui dei blocchi degli acquisti online, e non vi mettono, cioè non vi avrebbe accettato l'operazione alla fonte. Ribadisco, per me è una stronzata che non sta né in cielo né in terra, perché secondo me bastava mettere dei blocchi su determinati accessi, insomma, gli indirizzi URL, gli indirizzi IP dei siti di gioco d'azzardo si conoscono, basta mettere i blocchi su quelli. Sul resto, onestamente, te ne sbatti. Anzi, se è un modo per incrementare l'economia, anche quella è un'economia, anzi, è l'economia che sta avanzando, perché molta gente fa più acquisti su Amazon, eBay, Zalando, Subito, cos'è quello che vende lavatrici, così adesso non me lo ricordo, insomma, ma gli stessi centri commerciali che fanno ormai vendite online, no? Che hanno i loro siti per la vendita online, per gli acquisti online, per i clienti che magari non possono neanche andare quel centro commerciale con trasporto a casa. Ma sai quanti soldi riesce a muovere con questo sistema e quanti soldi ritornano nelle casse dello Stato? Quindi per me non è un blocco producente questo. Boh, penso di aver risposto a quasi tutto. Allora io chiedo ancora che signora mi faccia sapere cosa le hanno detto. Ringrazio invece che aveva condiviso la sua esperienza con i negozietti, che per me sono un amore i negozietti, lo dico. Per me l'idea comunque di obbligare il POS per i negozietti, sì, è stata una cosa che magari quando è partita è stata una cosa un po' pesante, però io la trovo una cosa anche giusta, se vogliamo, per consentire anche a loro di combattere in un ambiente in cui ormai il contante sta diventando un problema. Io sinceramente, io sono anche a favore del fatto che ad esempio le tabaccherie dovrebbero avere due firme digitali separate, una per il tabacco e una per il gioco d'azzardo, perché sennò così sono sempre penalizzate, e per piacere non parliamo di droga, di fumo, così, grazie, perché ne ammazzano di più le bevute di birra, e non mi sembra che la birra sia, o di vino, di quanti ne ammazzi il fumo. Solo che, vabbè, guardate solo quelli, ne ammazzano tanti anche i telefonini, vogliamo proprio dirla, visto il deficiente che ieri
o l'altro ieri ha stirato quella donna incinta. No, cioè, e tanto per chiedere, la distrazione ci sta, può capitare, a parte che mentre guidi il telefonino lo lasci lì, non è che ti piove il mondo in testa se non rispondi, oppure accosti e rispondi, non è. Esistono una cosa chiamata auricolari, ne metti un orecchio solo e l'altro lo lasci lì. Quello che mi fa incazzare è che non si è fermato dopo. Dopo ti fermi, stronzo, ti prendi la tua responsabilità, non scappi come una merda, perché lì non meriti niente. Piccolo sfogo su quello del padre che ha ucciso il bambino, visto che poi è quello che sembra lo seviziava. Io, vabbè, primo che mi dice, ma certe cose, insomma, la legge, sì, la legge, ok. Infatti io non voglio che venga bruciato vivo come un tempo, ma questo qui dalla galera non deve uscire, punto. Questo qui dalla prigione non deve uscire mai più, non fine pena perché fa il bravo ragazzo in galera, a parte che in galera non so quanto campa perché ha toccato un bambino e l'hanno delle regole tutte loro, ma scusatemi, che cazzo me ne frega se in galera fa il bravo ragazzo? Io non devo rieducare uno che picchia, massacra e tortura un figlio, mi dispiace, ma ne frega un cazzo di rieducarlo, ha tolto la vita a un bambino. Ora, scusate questo finale sproloquio, o sproloquio finale, vabbè. Vi lascio, ci sentiamo, non so, stasera dovrei preparare un video per i libri, quindi ci sentiamo da lunedì ancora per queste cose, perché adesso a meno che non saltino fuori domande questo sabato, non vi rispondo comunque lunedì perché, c'è una famiglia, insomma, domani vorrei vedere se riesco a portarli a vedere il castello di Rivalta sul Piacentino, magari evitando che cerchino di tuffarsi come hanno fatto 2 anni fa nel castello di Grazzano. Solo che il castello di Grazzano purtroppo cade sotto e c'è solo la ghiaia. Quello di Rivalta cade nel Trebbia. Sì, però come arriva nel Trebbia prende in pieno una vigna. Vi saluto tutti e vi auguro una buona giornata. A presto, amici.